I danni sono tanti, milioni di milioni, sì, ben 65, ma che poi il ristoro arrivi per tutti è pura utopia, il che non significa che non sia utile presentare il conto dei disastri rimediati da privati e aziende, i numeri impietosi. Ad oggi sono 6.500 circa le domande pervenute tra cartaceo e PEC, quindi presumiamo che arriveranno altre. Di queste 6.500 domande, circa la metà sono dovute a danni per quanto riguarda le automobili, quindi l'altra metà per l'immobile. Mediamente, considerando il tutto, ecco, abbiamo circa 10.000 euro come medio di danno tra l'uno e le altre. Pertanto, cioè 10.000 euro a persona, diciamo, a famiglia? A istanza, a ricognizione, e quindi praticamente la moltiplicazione è semplice, quindi 10.000 per 6.500 fanno 65 milioni di euro. È ovvio che saranno verosimilmente, probabilmente, diciamo, usiamo un termine condizionale, che i danni alle auto probabilmente non saranno inserite, però non dipende da noi, dipenderà dal governo centrale, dalla protezione civile centrale. Possiamo dire che sulla base dello storico circa l'80% dei danni subiti dal privato non assicurato potrebbe e dovrebbe essere ristorato, diciamo, dalla protezione civile centrale. Ovviamente non è cumulabile con i cittadini che hanno già un'assicurazione, perché non ci può essere un arricchimento su questo meccanismo di indennizzo. Pertanto, nell'eventualità ci sia una franchigia da parte dell'assicurato sui danni agli immobili, potrebbe andare a coprire la parte eccedente la franchigia, quindi nella misura dell'80%. Il chicco di grandine, seppure da mezzo chilo, che cade sull'1,8 difficilmente sarà risarcito, in quanto prima di quel danno ce ne sono altri più seri, magari alle abitazioni, al tetto, al mobilio. Per le attività private c'era 200 euro a vano, per le attività produttive valuterà ovviamente la protezione civile come e quanto indennizzare questo danno subito. Il buon senso dice che già saranno tolte i danni subiti dalle macchine, probabilmente, uso il condizionale. Dipenderà dalla valutazione che hanno fatto i singoli cittadini per la quantificazione di sicurezza messa in questa ricognizione, perché ricordiamo è una ricognizione, servirà la rendicontazione delle spese che verranno effettuate, quindi sulla base delle fatture e eventualmente delle perizie che saranno prodotte al rendiconto del contributo da parte della protezione civile, la quantificazione. Secondo lei qualcuno ci vuole mangiare un po'? Ma no, io ho notato che c'è stata una molta compostezza da parte dei cittadini di Pescara, che hanno affrontato con maturità questo problema, che effettivamente è stato eccezionale. Serve a quantificare il danno, di modo che il comune piglia i soldi e poi li destina o non li destina, non lo so. Grazie.